Salve a tutti amici e ben ritrovati. Io sono Sweet Terry ed eccoci qui per un episodio di Uncharted The Drake's Fortune. Sto andando con Nathan Drake a cercare tesori di Sir Francis Drake. Nell'ultimo episodio abbiamo scoperto molto sull'Eldorado. Sappiamo che si trova lì in quel magazzino, anche se non l'ho trovato per la prima volta. E che soprattutto è un suo maledetto, in quanto porta gli umani a essere tanti mostri, zombie e antropomorfici, veramente orribili. Quindi ora sto cercando di scappare in serena, ma Nate cerca di per aiutare nella missione, gli assicuro, che bello. Ma comunque, per scoprire cosa ci aspetta, abbastanza avanti. Quindi bando alle ciance e che viaggio inizio, let's go! Bene, eccoci qui, dopo che abbiamo attivato l'elettricità e che siamo resistiti contro milioni di mostri e abbiamo anche scoperto questo filmato in cui mostrava il Dorado, che se Francis l'aveva trovato, anche se pensava che non era così, Nate pensava così. Ma abbiamo cercato di tornare da Ena. Cosa davvero difficile, che è così un labirinto qui. Abbiamo molte armi e fortuna. Stiamo riuscire a farcela in qualche modo. Non sarà facile. Ok, sembra che da qui non possiamo andare. Forse da qualche parte, da lì. Forse da qui mi devo andare. Sì, da qui, ok. E cercare in giro di cercare un'altra via, ma alla fine da qui dobbiamo andare. Dobbiamo passare. Ok, gira tutto. Vai Nate. Ok, qui sarà pieno di mostri, mi sa. La merda. Riesci a sentirmi là dentro? Forte e chiaro, idiota. Oh, non c'è microfono dal tuo lato. Che peccato. Nate, esci fuori di lì! No, Elena! Lasciatela stare! Navarro, se non riesci a controllare una ragazzina... Non succederà più. Credimi. Spiacente per l'interruzione. Volevo solo ringraziarti per averci condotti a Eldorado. Certo. Spero che non ti dispiaccia. Se prendiamo in prestito la signorina Fisher, è solo per evitare che tu e il tuo socio facciate qualcosa di creativo. Addio, Nate. È stato divertente. Sì, continua pure a sorridere, imbecille. Ci rivedremo presto. Ok, sembra che qualcosa sia per accadere. Arrivano ossi cattivi e quelli. Vai, vieni. Vieni, spara per uccidere. C'è una cosa, va. Comunque, non è una balena, che bello. Con Romano e Navarro, che sono loro i cattivi. E muori. Attenzione! Oddio! Perché questo arriva da nulla? Quindi prendiamo quell'arma che mi hai messa. Ma di come sono andato? Oddio! Mamma mia, ma che spuntano questi? Così dal nulla proprio. E vabbè, muori. Ci si vede. E altri però. Ma attaccate gli altri grossi. Perché è tutto a me? Fatelo scappare. Tieni. Ok, tutta l'area è stata sgomberata, posso andare avanti, e vabbè, come non detto. Questo è il punto dai tubi, che sono i basilischi di Harry Potter nei Camere Segreti. Ok. Ok. Sì, lo fa che sia una zona safe questa, che mi scoccio, cioè ho poche munizioni. Davvero poca.
Sully, sei lì? Dannazione! Sully, rispondi! Grazie a Dio, Nate, dove sei? Vengo da te. Hanno preso Elena, dobbiamo fermarli. Ho problemi di mio. Questi bastardi mi hanno bloccato fuori dalla chiesa. Ci sono quasi. Sembra che Sully sia poi lui in difficoltà, ma è ancora vivo. È stato di nuovo alla colonia, onde qua ci sarà la carcere assoluta, mi immagino. Però non ci sono più i mossi, va. Perché i mossi li uccidono, non mi danno più armi. Invece questi come li uccidono, mi danno armi almeno. Oddio, eccoli, senti come sparano. Sei morto. Due morti, ok. Granatiere, ok, perfetto. No, se non munizione per me. Spara per uccidere. C'è altro, ci sono? Dimmi una cosa, Sully. Qua c'è un tesoro, ma è chiuso, sì. Una sua argento. Va bene, ma come arrivo alla chiesa? Io passavo dalla biblioteca e arrivavo, ma la chiesa... Ah, è qua, quindi di qua devo andarci, no? Speriamo sia di qui. Accidenti, sono dappertutto. Stai indietro, sali. Maledetto Filippo. Ancora vivo quello, eh. Uccidetelo. Ok. Farfagliatevi. Ok, quello è morto. L'ultimo, giusto? Carica. No, vabbè. Passaggio segreto appena. Oh, ce l'abbiamo fatto. Ora, datemi i colpi che mi servono. Per M4, non lo sa, se M4 e pistola. Santo cielo. Wow. Ok, va bene che stai sul segreto. Oro e osso. Ma come fa a sapere che è lì sul segreto? Che diavolo sta succedendo? Niente. Drake non voleva portar via il tesoro dall'isola, Sully. Cercava di evitare che se ne allontanasse. Cosa? È maledetto o qualcosa del genere. Oh, Nate, per l'amor del cielo. Ascolta, so che sembra folle, ma devi credermi. Eh sì, abbiamo visto noi mostri, quindi più di noi. Abbiamo visto la va. Non ci sia nessuno qui, ma sembra ci sia qualcosa. Anche qui siamo chiusi. Dove andiamo? Di qua? Ah, di qua. Sempre più giù. Ok, andiamo vicino al tesoro e così trova i mossi sicuramente. Accidenti. Wow. Dovreste aver capito ormai che ho un piano per qualsiasi evenienza. Ora mettete giù le armi. Lì a terra. Niente eroismi, per favore. Altrimenti la ucciderò. Bene. Ora, se avete un po' di pazienza, saremo da voi tra un istante. È straordinario. Che maestria. Non ho mai visto niente di simile prima. E questo è solo l'esterno. Il vero tesoro di Eldorado è all'interno. Aprilo. Dio mio.
Adios, jefe. Quanta poca fantasia. Baja en la red! Baja en la red! Navarro, quella cosa ha spazzato via un'intera colonia! Non sai quello che stai facendo! Sbagliato! Io sono l'unica persona su quest'isola che sa cosa diavolo sta facendo! Carga la statua! Cuidado! Siete così patetici. Persi alla ricerca dei vostri insignificanti tesori. Avete una minima idea di quanto questo possa valere? Trovando il giusto acquirente. Levantenlo! Levantenlo! Oh no! Che diavolo è? Gesù, cosa sono? Sono gli spagnoli, Sally. Non sono mai andati via. Dio mio, se quello lascia l'isola... Devi fermarlo. Io ti copro da qui. No! No, vabbè. Ho cacciato qui. Ok, forse ce la facciamo. Ok. Ok, mi sa che questa deve essere la fight finale. E la resa dei conti, infatti, dobbiamo raggiungere Navarro. Ecco, mi sa che per lui sia inutile. Non sono avanti e ammazzare tutto, ok. Prendiamo i colpi. Ecco. M4 se è meglio, sì. Fa meno male, però è una che mi dà più colpi, va. Ok, ora inizia il secondo scontro. Ok, ho pochissimi colpi. Scappi noi, maledetto. Vabbè. Mi vedo come si fa. Dammi altri colpi, dai. Anche qualche granata magari non farebbe male. Ok. Oddio, no! Siamo... vabbè, mi sono pure. Mi dai un'altra arma secondaria? No, vero, solo questi mi dai. Solo due arma. Un arma. Ok, se dei conti, non sei ora. Ora sono cazzi. Sei morto, Drake. Oh.
faccio. Ok, tutto ok. Vai bene. Nate! Attenzione. Adios, imbecille. Che giornatina. Già, salva il mondo, trionfa sul male. Una giornata tipo. Infatti. È un peccato però, andarsene a mani vuote. Oh, beh, sai, sono riuscita a salvare una cosetta. Tieni. Pensavo che l'avresti perso. Grazie. Già. Voi due avete una strana idea di romanticismo. Sally! Wow, hai un aspetto orribile. E dovresti vedere gli altri. Procuraci una barca. Abbiamo già una barca. Già, una grande barca. Questa mi piace di più. Sally, straordinario figlio di... L'ho presa da un paio di pirati che erano troppo morti per obiettare. Mi dispiace che non hai avuto la tua storia. Non importa, ci saranno altre occasioni. E me ne devi ancora una. Puoi contarci. Beh ragazzi, con questo finisce questa prima avventura di Nathan Drake nella trilogia Uncharted The Next Collection The Drake Fortunes. Diciamo un finale a lieto fine, non troverete solo, ma riusciamo a fermare il cattivo. La ragazza sta con noi, quindi è andato bene. Solo ne ha perso la sua fotocamera, la sua videocamera, poverina. Ma davvero, è un gioco che mi sembra un po' corto rispetto al primo volta che l'ho fatto. Forse è che l'hanno un po' accorciato, forse, non penso. Comunque, è stata una bella avventura, vivere insieme. Ci vedremo alla prossima puntata, al prossimo episodio, con il secondo capitolo. Vediamo un po' se possiamo saltare tutto. Ok, possiamo saltare tutto, perfetto. Ecco, usciamo da The Drake Fortunes, possiamo uscire. Ecco. Ci vediamo col prossimo video con Uncharted 2, il Code Lari Remastered. Con questo concludo questo episodio e questa prima avventura di Uncharted Night Collection. Invito a lasciare un like se il video vi è piaciuto, a commentare la vostra. In caso non l'avete fatto, iscrivetevi al canale e attivate la campanellina se ricevete notifiche dei video che usciranno. E vi ricordo anche se mi su Twitch, lo farei live, e su vari social come Twitter, Instagram, Facebook, così da sapere più sul mio lavoro. Detto questo ragazzi, al prossimo episodio. Dal vostro Emmy Terry, passa e chiudo.